ben trovati in questo nuovo video, sono il vostro mister ed oggi signori ci ritroviamo qua su Formula 1 per continuare la nostra carriera. Siamo arrivati alla disfatta Gran Premio di Monaco. Allora, giusto per dirvi, col volante sono riuscito, dopo penso 30 tentativi, a finire un giro. Ora, è vero che col volante ancora non sono troppo abile, ma è dura ragazzi. Io ve lo dico, sta gara, nonostante non piova, non ci sia, non la finiamo. Come l'altra volta, Monaco, veramente, non mi riesce. Non so come ho portato a casa il quarto posto, però una cosa ve la devo dire. Avevo avviato la Concluse le gare, qui sessione, vediamo le prime tre posizioni però mi attuali. ero Hamilton, sbagliato, l'ho Leclerc, riavviata Sergio perché Perez non ho e ora vi cambiato saluto, ma vi l'assetto. ricordo che c'è Secondo me ha spettacolo fatto e tantissimo emozione la differenza. Ho l'appuntamento messo quello per con la la gara di deportanza domani. maggiore. Sì, comunque terzo Sergio Perez e quinto Alexander Albon con la McLaren. Io veramente Verstappen sesto, io boh, Vettel decimo, dietro le Racing Point. Qua si vola. Peccato si sogna parecchio. Comunque, a parte gli scherzi, l'assetto fa tantissimo. Fa veramente tantissimo su sto tracciato. Mi ero dimenticato, ho dovuto riavviare apposta perché se no sarebbe un disastro. Vediamo come Sergio, sempre la riguardo griglia, quanto facciamo? Sì, davanti seconda Hamilton, posizione seguito per dal Charles Leclerc. Il monegasco resto della Charles griglia, Leclerc, Sergio poi Perez e Sergio Hamilton Perez Perez e al noi in quarta sinistro della posizione, Albon sinistra dietro, Bottas, Norris Verstappen proprio dietro di sesto noi, e Sebastian Bottas, Lando Vettel Norris, quarto Sainz, e Vettel e Zhou poi Yuqi tutti Leclerc e gli altri. Verstappen. Dobbiamo stare ovviamente ragazzi attenti a Max che conoscendo la nostra non qualità nelle Il partenze percorso fino alla prima sicuramente curva è ci estremamente mangerà. breve. Cerca di fare una Quantomeno cosa proverà a giusta. mangiarci. Non Oddio, è sarà vero che il facile, ma non vogliamo circuito correre è un alcun buco di rischio. culo. 20 giri. Come può fare 20 giri? Ma che siamo pazzi. Ah, il serbatoio praticamente non ce l'abbiamo, a quello che vedo. Proprio non c'è, è vuoto. Lasciamolo così perché non so come gestire il fatto della deportanza minore, maggiore, non lo so. Perché non ci corro mai. Ragazzi, corro sempre con l'assetto equilibrato, quasi sempre. Quindi va bene così, andiamo. Signori, ci siamo, è giunto il momento del Gran Premio di Monaco. Pronti per il semaforo verde, eccolo qua. Partenza aggressiva. No, 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 no. Ok. La quarta posizione l'abbiamo tenuta. Intanto Sergio Perez passa avanti a Charles Leclerc. E abbiamo rischiato veramente di morirci male lì dentro incastrati. Frena, frena, frena. Lì incastrati. Non si sa come ne siamo usciti interi. Anche un po' più piano, non c'è bisogno di fare queste corse così da subito. Bene. Oddio, 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 meno male. Come mai non si è rotto niente? Non lo so. Come. E allora siamo stronzi. Dai, concentriamoci, concentriamoci. Concentriamoci. Il circuito è difficile, è vero, il circuito è molto difficile. Ma ce la possiamo fare. Dai, ok. Con calma, tranquilli. Possiamo fare bene tutto. Le capacità, signori, ce l'abbiamo. La macchina pure. Bisogna essere concentrati. Primo settore veloce addirittura. Porca troia. Secondo, vi posso assicurare che non lo faremo mai nella vita veloce. Più che altro perché il tornante, non so perché, ma mi mette sempre tantissimo in difficoltà. Bene la chicane. Aiuto, ok, è andata bene. Tempo 1:13:07 Lewis, 1:14 secco noi.
Stiamo girando forti, ragazzi, eh. Sinceramente non me l'aspettavo di girare sul ritmo di Lewis Hamilton, anzi, tutt'altro. Bene, sono soddisfatto, sono veramente soddisfatto. Buono. Dietro Verstappen non mollo di un centimetro, però. Più che altro, ragazzi, quello che non molla è Sergio, che sta veramente facendo una grandissima corsa. Effettivamente le RS potrebbe anche essere il caso di aumentarlo un pochino. Mettiamolo su alto. Aiuto, aiuto, aiuto. Ok, perfetto. Buono. Tocchiamoci al freno. Bene. Settore veloce numero 3. Cioè, in realtà non settore veloce numero 3, ma settore 3 veloce e basta. Comunque va bene, perché detta in quell'altra maniera è proprio impostata male. Qua l'ho fatta male io, altre storie. Non male. Bene, ragazzi, dai, dai, ci siamo. Stiamo andando non male. Ma sei serio? Ma sei serio? Ma mentre lo dico, ho capito che me la so gufata. Però, sì, io caro, proprio mentre lo sto dicendo, no, dai. No, il danno non è grave. Non è grave, non lo so. Sicuramente è destabilizzante. Da valutare, sicuramente ci possiamo arrivare al cambio gomme, quello è fuori di discussione, però non ci voleva, ragazzi. Cioè, in realtà dipende da come riusciamo a gestirci. A questo punto, sinceramente, se non fare il cambio dell'ala volesse significare comunque riuscire a mantenere anche una quarta posizione, sarebbe tantissimo, eh. Carburante, perché me l'ha menzionato? Cioè, poi me l'ha menzionato in positivo, però vorrei capire. Raga, ma quanto cazzo di carburante ci abbiamo? Lo stiamo accumulando tutto. Ok, deve essere l'assetto che fa veramente la differenza anche per il carburante. Ecco, qua abbiamo fatto, oh, no, messo al secondo avvertimento, se non sbaglio. Panico. Dio santo, ok. L'ala anteriore è danneggiata, avrai problemi di rendimento in pista. C'è una nuova strategia disponibile su DMF. Sì. Conferma modifica. Capito, d'accordo. E allora? Oh, che passione. Dai, ragazzi, vediamo di fare bene, vediamo di fare bene, vediamo di fare bene. Vai, 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 mollami. 6 e 8. Non è male, leviamo le RS perché l'abbiamo steccato tutto. Lasciamo la miscela grassa. Siamo ultimi. Vabbè, almeno possiamo correre. Però non ci voleva, ragazzi. Non ci voleva. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste. Oddio, noi eravamo veramente alle spalle di Leclerc. Secondo me, a vedere dalla mappa, potremmo, non credo, ovviamente, non essere davanti a Verstappen, neanche ad Albon. Però a Bottas forse sì, dipende, dipende proprio. Dai, macchinona, non molliamo, non molliamo, abbiamo corso bene per 5 giri, possiamo riprovarci.
bene così. Per quel che vedo nessuno si è fermato ai box. Bene, meglio. Stiamo raggiungendo la vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Non faremo un'altra sosta ai box. Le gomme sono nuove, sono messe ora, e che tu puoi tenere d'occhio. Presumo vadino bene le gomme, non credo ci abbiano problemi, sinceramente. Infatti sono perfette ancora, non so, cioè 2% è veramente niente. Oh cazzo, la stavo prendendo larghissima, meno male mi sono corretto. Occhio al limite noi, perché poi andiamo l'inculata. Vettel ai box, Sebastian, bene. Sebastian è appena entrato nella corsia dei box. Sosta per Sebastian. Ok, Russell ci rientra il prossimo giro di sicuro. Ok, dovrebbe essere Verstappen questo avanti a Russell. Terzo settore veloce, pazzesco. Non leggo il nome, non credo mai sia Leclerc, ci mancherebbe altro quando siamo andati, se no. Però forse Verstappen sì. Che mi accontenterei, ragazzi, di essere dietro a Max, sinceramente. Ovvero che è uno dei nostri... Sì, sì, è Max, bene. È uno dei nostri principali rivali, quindi... potrebbe non essere male, dai. Russell è un ostacolo. Russell è un bruttissimo ostacolo. Ci fa perdere un sacco di terreno. Vai box. No ragazzi, ci ammazza Russell. Russell è veramente il nostro... la nostra morte. Sì, ma non sono molto veloce. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscelatura al più presto. Meno male, ci abbiamo i freni buoni. Siamo dietro Albon e davanti. Ok, è giusto. È giusto. Carburanti che ha detto... No, vabbè, ancora ci sarà 0,4, va benissimo. Tanto poi si sa che lo riaccumuliamo mettendo lo standard, quindi non ci saranno problemi. Anzi, a dire vero, il fatto che sia dietro Albon potrebbe non... potrebbe anche non essere così male, visto che comunque sia sicuramente va più veloce Max di Albon. Bene. Distacco dall'auto dietro 2,9 secondi. Stiamo facendo sentire la pressione ad Albon, ve lo posso assicurare. Ci stiamo veramente avvicinando a vista d'occhio. E allora siamo stronzi, però. Però così no, così veramente no, cazzo, così no. Che pazienza. No, non si ripara. E non si ripara invece a questo giro, mi sono rotto coglioni. Sono veramente rotto coglioni.
Va bene. Quanto giri ci mancano? Ancora 10. Non c'è male, ragazzi, dai. Un'avventura arriva in fondo. Sì, il danno all'ala è veramente misero, non ne risentiamo nemmeno. Questa l'abbiamo fatta, mamma mia. Valtteri non è vicino, bene. Cioè, nel senso, non è lontano, però. Alex! Che cazzo era sta merda? No, ragazzi, ogni tanto mi fanno pigliare degli infarti. Arrivo lì proprio si piantano, si fermano, come se li spengessero la macchina. Follia proprio, follia. Ma, scusa, fammi aprire. Anche giusto un secondo per riposarmi le mani. Ma, Ricciardo primo, Webber secondo, Hulkenberg terzo. Ma lo volete fare voi pit stop o cosa? Cioè, avete le gomme infinite? Come funziona qua la faccenda? Perché sinceramente non me lo spiego. Boh. Sarà, eh. Riprendiamo, va. Perché lì per lì, ragazzi, mi sono un attimino spaventato, perché ho detto, eppure non mi sembrava di essere ultimo, cioè nel senso nono mi sembra un po' esagerato. Difatti sono quei tre che ancora devono fermare. No, il buono ti odio! Più o meno ho fatto rientrare anche Valtteri, così almeno abbiamo anche una rottura di coglioni in più dietro. Ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo treno di gomma. Ci si arriva con questo treno di gomma a fine gara, non ti preoccupare. Ora vi giuro, la prossima volta se arriva con un punto di staccata così anticipato, gli tiro dritto, ad Albon mi infilo dentro, perché mi sono rotto i coglioni. Qui nessuno prova un sorpasso, nessuno prova niente. A quanto pare gli garba stare in coda alla gente. A me sinceramente no, quindi fanculo. Oi oi, Valtteri attacca. Porca puttana! No, non lo cambio più. Ti giuro, vi giuro, ragazzi, non voglio più cambiare l'ala. Perché si prende un'inculata se si cambia ala adesso. Storica. Ok, qualcuno è rientrato. C'è sempre un altro davanti, però. Siamo settimi, quindi. C'è Ricciardo che non capisco come faccia a essere lassù in cima. Però il problema sono queste curvette qua. Queste non si fanno più. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Mantieni strategia attuale. Mantieni la strategia attuale. Ok, d'accordo.
Facciamo, ragazzi, adesso il cambio gomme, siamo rovinati, non si arriva più. Almeno lottare per la sesta posizione, perché credo che Albon, che Ricciardo prima o poi il pit stop lo faccia. Già che l'ha fatto, infatti siamo sesti. È arrivato il momento di usare un po' della carica. È arrivato il momento di utilizzare un po' di tanta roba. Si perde terreno, ragazzi. Si perde terreno. Mi sono fermato 5 minuti, ragazzi, perché mi stanno esplodendo le mani. Mi sta logorando questa corsa. Sono veramente incandescenti. Dai. Ma Valtteri, secondo me, questo è un di tempo. Valtteri, è proprio questione di tempo. Non solo Valtteri, forse. In realtà sì, perché c'ho solamente lui dietro. Quindi più che di lui nessuno mi può sorpassare, però... Non mi attaccare, non mi attaccare. Ma vi rendete conto, da lottare forse per arrivare terzi a cercare di fare una gara pazzesca per arrivare sesti. Incredibile come va la Formula 1, veramente. Sono ancora 4 giri e mezzo da resistere, è tutto dire proprio. Guardate, veramente, ragazzi, vi giuro, uno stress mentale sta corsa. Ma 20 giri qua sono tanti, ma sono veramente tanti. Brutta l'abbiamo fatta. Oi oi, anche Vettel è rientrato. Il distacco dalla vettura davanti è 3,4 secondi. Sono tutte e due lì. Sono tutte e due lì. L'unica speranza è che si dia un fastidio fra di sé, perché sennò noi siamo veramente andati. Poi, cioè, alla fin fine neanche troppo male, però vi assicuro, tenerla in curva si fa una fatica. Madonna, ora sì che si fa fatica, vai. Si è lasciato lo spigolo proprio, si è lasciato tutto lì. Hai subito un danno all'ala anteriore, rientra ai box prima che no. Diventi un problema serio. Non posso rientrare ai box. Vada come vada, ragazzi, vi spoilerò il titolo proprio con le unghie e con i denti, perché è come sto tenendo la macchina in questo momento, con le unghie e con i denti, parecchio con le unghie, ve lo posso assicurare. Ricciardo fuori, oi oi, così gli impara a pigiare la macchina in quella maniera. Fermo, 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 Bottas, cosa cazzo fa? Oh cazzo, DRS non ce l'abbiamo più. L'unica fortuna, ragazzi, che abbiamo è che per assurdo siamo a Monaco ed è più o meno impossibile sorpassare.
Dai, sono fiducioso, almeno sesti ce la possiamo fare. Sono rientrato dietro, non ho visto. Non lo so. Non lo so, ragazzi, ma stiamo incominciando Bandiera gialla. a creare la hold. Oh, cazzo, c'è cioè, Ricciardo. Non lo so, mi sembra una Racing Point. Guarda, ma attacca Bottas. Madonna, ragazzi, sembra un cane rabbioso. Due giri, dai, dai. Non t'azzardare, non t'azzardare ora. Boia, ragazzi, davvero. Aspettano il più minimo errore. Guarda là, che coda! Mamma mia, ragazzi, che corsa! Che corsa folle! Che corsa folle, veramente! Ok, dai, 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 dai! Ultimo giro, ragazzi! Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Dai, 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 dai. Miracolo! No, no, non è possibile. Non abbiamo più niente, ragazzi. Non abbiamo più niente. Dai, 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 non si molla un cazzo. 10 secondi, ma vi rendete conto di quanto terreno ci sta dando Albon davanti? Mamma mia, cioè, li stavamo, ragazzi, a tipo 8 decimi, ci dà 13 secondi in 5 giri. Madonna, quanto stiamo andando all'incontrario! Ma già, piano, piano, qui, se no si fa un casino. Ma ho visto miscela magra addirittura. Vabbè, ma allora siamo proprio stronzi fino in fondo. Poi non si va, no. C'è la macchina impostata per non andare. Per forza poi non si va. Dai ragazzi, ci siamo. Dai ragazzi, ci siamo. Sarebbe un traguardo storico per noi. Sarebbe la prima volta che finisco il Gran Premio di Monaco. È tutto dire, signori. È tutto dire. Addirittura mette il set. Oh, gira, gira, gira. Per come l'abbiamo tenuto sto sesto Troppo così non posto, va, per niente. abbiamo fatto La un prossima miracolo. volta spingiamo di più, Abbiamo fatto ok? un miracolo, ragazzi. Vi faccio gli applausi perché abbiamo fatto un miracolo. Non mi sento più le braccia, le mani, non c'ho più niente, non c'ho più niente. Mamma mia, che cazzo di corsa! Ha vinto Leclerc, secondo Perez, terzo Hamilton. Guarda che lavori! 8 punti da Lewis Hamilton e 4 da Max Verstappen. Questi sono i punti che abbiamo perso oggi. Però, ragazzi, vi dico tutto in assoluto che ne abbiamo guadagnati 8 perché io non mi aspettavo mai nella vita di riuscire a concludere il Gran Premio di Monaco. Ragazzi, vi giuro, è la prima volta che lo finisco e ci ho corso, non è la prima volta che ci corro. Quindi, diciamo che non sono 8 i punti persi da Hamilton, sono 8 i punti guadagnati su Hamilton perché, appunto, tenendo conto che pensavo di farne 0, cioè, sono veramente guadagnati. Poi è simpatico perché, tipo, si vede Leclerc, poi a 4 secondi e mezzo Perez, 5, 22, 22, 22, 24, 25, tutti lì. Bellissimo. Nella rivalità, teoricamente, dovremmo aver vinto tutto. Ce la siamo anche portata a casa una prima rivalità contro Seb. Benissimo. Obiettivo scuderia non c'entra. Madonna, ragazzi, cala tutto. Guarda che disfatta. Maiala puttana. Accidenta, stu cazze. Gran premio de Speriamo merda di proprio. vivere meglio la prossima Va volta. bene, però, va bene, va bene. Allora, non ci resta altro che guardare la classifica, dunque. Classifica
classifica che si pone così. Quarto posto per noi. Quarto posto, era... Cioè, insomma, ci si poteva aspettare che anche Leclerc ci avrebbe scalzato. Giustamente ha fatto una corsa veramente importante. Ha vinto, difatti. Siamo a meno 14 da Hamilton, meno 12 da Max, meno 5 da Leclerc. Sono tutti a tiro, nel senso, ragazzi, la stagione è ancora lunghissima, è ampiamente nel vivo. Adesso vengono gare dove veramente possiamo fare bene, perché in Canada si può fare bene, in Francia si può fare molto bene, uguale in Austria, Silverstone, insomma, quattro gare consecutive dove il podio va centrato fisso, perché sennò non ci siamo. Sennò non ci siamo. Quindi, signori, il video finisce qua, spero vi sia piaciuto, così mi raccomando, come sempre, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video, un bel commento, a domani con un nuovo video, buona!